Torna a volare il Novara di Tesser che passa al Garilli al 27esimo. Il cross di Gemiti sbuca sul secondo palo Marianini. Primo gol in campionato per l'ex centrocampista dell'Empoli. Novara avanti nel primo tempo, ma il Piacenza è una squadra in salute. E allora nella ripresa, dopo due minuti, trova il gol del pari. Gran lavoro di Caccia, che vede con la coda dell'occhio Graffiedi. Il controllo, il sinistro e l'1-1 al secondo della ripresa con Graffiedi. Novara però mette dentro Gonzales, che domina praticamente il secondo tempo. Se ne va sulla sinistra, vede Bertani sul secondo palo, il colpo di testa, gol del 2-1 definitivo, vince il Novara. Crolla l'Atalanta al Castellani, settimo minuto, Empoli subito avanti, l'assist è di Salvatore Foti, il colpo di testa vincente di Coralli, ottavo in campionato per l'Empoli. Coralli tra Manfredini e Bellini stacca solissimo, Empoli avanti, Empoli che trova anche il 2-0 al 24esimo, punizione di Musacci, tocco sotto misura di Foti, secondo in campionato per l'ex giocatore di Piacenza e Sampdoria. Nel finale calcio di rigore per fallo di Manfredini su Cesaretti, sul dischetto va Coralli, destro potente, gol del 3-0, vince l'Empoli. Nell'altro big match della giornata è 1-1 tra Regina e Torino, passa per prima la squadra di casa, il cross di Barilla va altissimo sul secondo palo, Emiliano Bonazzoli, gol del vantaggio al quinto minuto per la squadra di Azzori. Dall'altra parte però c'è un altro grande attaccante, il suo nome è Rolando Bianchi, che è bravo a raccogliere questo sinistro sporco di De Vezze, il controllo, il destro che batte Pugioni per il gol del definitivo 1-1. Primo tempo piuttosto noioso a Leuganeo, che viene risolto dal talento di Davide Di Gennaro, gran sinistro, il siciliano battuto. 27esimo, quarto gol in campionato per Di Gennaro. Nella ripresa però arriva la reazione del Frosinone, bella azione Lodi, Santoruvo Lodi, piatto sinistro del talento di Frattamaggiore, del gol dell'1-1. Padova però non ci sta, vuole rimanere nelle parti alte della classifica, allora Cuffa dentro per Succi, poi arriva Crespo con l'esterno destro, gol del 2-1 per il Padova, che allora negli spazi poi si esalta. E anche qui c'è un grande attaccante, è Davide Succi, il capocannoniere del campionato, arriva così con questo pallonetto, il 14esimo gol in 15 partite, a segno nelle ultime 7. Davide Succi vince il Padova 3-1. Vittoria casalinga anche per il Varese sul Sassuolo, che rimane a quota 12, fa tutto Tripoli al 29esimo, pallone nell'area piccola per Cellini che non tocca benissimo ma riesce comunque a segnare il gol dell'1-0, secondo in campionato per Cellini. Tre quarti di questo gol però sono di Tripoli, Tripoli che avrà modo di realizzare il primo in campionato sull'assist di Zecchin, si infila dalla destra e con il piatto sinistro segna il gol del 2-0 al 21esimo. Nel finale ci sarà anche il tentativo di rimonta del Sassuolo, che al 43esimo trova il gol dell'1-2, lo segna Noselli al termine di questa azione molto lunga risolta dall'assist di Troiano, e arriva Noselli col piatto destro a segnare il gol dell'1-2. Seconda sconfitta consecutiva per il Livorno, che cade a Crotone. Il 17esimo, Russotto dal limite dell'area fa partire questo destro che inganna De Lucia, forse anche il sole disturba il portiere del Livorno. Avanti il Crotone col primo in campionato di Russotto, che poi si farà espellere nel corso del match. Al secondo della ripresa però il Livorno prova a rientrare in partita e lo fa con questo destro di Surraco che sorprende Concetti, gol dell'1-1. Non ci sta il Crotone, che vuole vincere la partita. Allora al 35esimo, sugli sviluppi di questo calcio di punizione, il colpo di testa vincente è di Davis Curiale, vince il Crotone 2-1. Vittoria in rimonta del Modena, che al nono minuto si fa sorprendere da questa palla filtrante, abbruscato a tu per tu con Alfonso, piatto sinistro e gol dell'1-0 per il Vicenza, quinto in campionato per l'ex attaccante del Torino. Nella ripresa si sveglia il Modena, entra Pasquato, si accende la luce, calcio di punizione di Pasquato, non benissimo qui Frison, sul secondo palo arriva Ciani, primo gol in campionato per l'albanese, Modena che trova subito il gol del pareggio. 15 minuti più tardi, altro pallone profondo, Ciani freddissimo davanti a Frison, lo salta e con il sinistro segna il gol del 2-1.
Secondo gol in campionato e prima doppietta per Edgar Ciani. Vince il Cittadella, una partita fondamentale in casa dell'Albino Leffe. Albino Leffe che passa avanti al sesto minuto. Gol fantastico di Momente, quarto in campionato, destro al volo meraviglioso dell'attaccante di Mondonico. Con l'Albino Leffe però si fa sorprendere dalla reazione del Cittadella. Due minuti più tardi il calcio di punizione di Dalla Bona, secondo gol consecutivo sul calcio di punizione per lo specialista del Cittadello. Qualche responsabilità qui per Tomasic. Poi al 36esimo del primo tempo Piovaccari viene steso in area di rigore da Zenoni. Fallo, rigore, cartellino rosso per Zenoni. Sul dischetto va Piovaccari che segna il gol del 2-1 con cui si va all'intervallo. Nella ripresa l'Albino Leffe perde la testa, chiuderà addirittura in 8 la partita. E allora nel finale, con tanti spazi, il Cittadella trova anche il gol del 3-1. Piovaccari viene fermato, ma arriva il destro di Volpe che batte ancora Tomasic. Finisce 3-1 per il Cittadella.